Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Media Web, le ali del bruco, torna a trovarci. E eh, mancava da un po', eh. l'aspettavamo con i suoi approfondimenti straordinariamente interessanti per quello che riguarda tutti gli aspetti dell'oltre, della medianità, della ricerca, della vita oltre la vita. Lei naturalmente è Mirella Restuccia. Mirella, buonasera. Grazie Francesco, grazie, buonasera a te. Insomma, ben trovato e bentrovati. A tutti gli amici delle ali del Bruco. E allora, stasera uh, abbiamo un, uh, un relatore nuovo, insomma, un, un amico, un, uh, un personaggio nuovo che non, non ci è mai venuto a trovare e che accogliamo con grande piacere. Eh, perché insieme a lui parleremo di un, uh, di un libro interessante che si chiama Ritorno dall'aldilà e che racconta una storia um, di NDE. Uh, Sapete tutti ma comunque che le NDE sono oh, le Near Death Experience, quelle esperienze in punto di morte, quando insomma cessa il battito del cuore, cessa l'attività cerebrale per qualche minuto insomma, e poi si ritorna indietro, si torna alla vita. Eh, I racconti di NDE sono interessantissimi eh, questo libro mi ha colpito particolarmente e ne parleremo oh, con l'editore che è Alessandro Benati. Alessandro Benati è nato, eh, vive e lavora a Bologna. Eh, ha studiato le opere di Rudolf Steiner e dei maestri della tradizione con particolare interesse per gli aspetti storici, filosofici e scientifici dell'esoterismo. Eh, dal 2012 ha iniziato a tenere conferenze, corsi e seminari divulgativi sui temi fondamentali dell'antroposofia e sull'esoterismo. Eh, dal 2022 ha dato vita alle edizioni Artemis, una piccola casa editrice indipendente che pubblica testi di Rudolf Steiner, saggi di antroposofia e spiritualità occidentale. Eh, lui ha curato oh, questa, uh, questo libro oh, di George Rich, Ritorno dall'aldilà, e con lui ne parliamo. Alessandro Benati. Alessandro, buonasera, grazie di aver accettato il nostro invito e di essere con noi. Buonasera a voi, grazie a voi di avermi ospitato, grazie a Mirella, grazie a Francesco, perché sono, sono anche un po' emozionato. Perché, eh, <ride> eh, no, siamo in, siamo a non casa. È... In famiglia. Sei a casa tranquillo. <ride> no, è vero, siamo a casa, siamo tutti a casa, anch'io sono a casa come vedete. <ride> sì. Però, insomma, è davvero un onore per me oggi essere qui con voi. Dalla parte di là, insomma, visto che ho sempre seguito lo, la trasmissione da spettatore. Ah, anche tu non guardi il Grande Fratello, peccato! No, anzi... <ride>

Beh, innanzitutto devo dire che è stato questo libro che eh, è, come dire, mi ha obbligato a lavorare. Eh, non, era, non era previsto, non era nel piano editoriale. E stavo preparando delle, delle, delle conferenze eh, e ho trovato una citazione a questo libro in un testo di Prokofiev, eh, che è stato un antroposofo russo scomparso ormai da otto anni, che fa una piccola citazione a, a un episodio di questo libro. E allora mi sono messo subito alla ricerca di questo libro per leggerlo. Lo volevo leggere prima di tutto. E, e non esisteva più in italiano. Mm. Sono riuscito a trovare una copia eh, di, di qualche anno fa. Appena l'ho letto, so, mi sono reso conto che la traduzione so, non, fosse, non era proprio delle migliori. Ecco. Non uh, mancava eh, scorrevolezza, mh, non era... Come dire, non, non mi risuonava, eppure i contenuti mi hanno conquistato subito. E quindi la prima cosa che ho fatto è mi sono messo alla ricerca di chi detiene i diritti tuttora, che è una casa editrice americana, che si chiama Baker Publishing, sì. eh, specializzata in testi religiosi spiritualità, ha eh, poi mille divisioni. E dopodiché ho detto: qui bisogna però uh, mettersi a lavorare su questo italiano un po' zoppicante, e, e mi sono messo lì di buona lena col dizionario. Con l'aiuto, devo dire, lo dico qui in diretta, sperando che, che, che sia collegata anche lei di, di mia nipote, che è una traduttrice professionista. Eh, anche Stefano ha deciso di fare un altro mestiere. E, e ci siamo messi lì a ricostruire bene bene frase dopo frase. Eh, questo prezioso contenuto eh, che mano a mano che leggevo e, ri e ritraducevo diventava sempre più ehm, come dire vivo efficace sì, con, riprendeva sì. in sostanza la sua forma la sua dignità ecco diciamo così sì, E sì. questo è stato l'opera eh, iniziale av avete fatto un ottimo lavoro perché è scorrevolissimo eh, si legge davvero Grazie. piacevolmente, eccolo qua. Vabbè, Francesco lo fa vedere, ma io ce l'ho in mano. <ride> eh, eh, io ah, i libri li adoro, cioè impazzisco. Però devo dire che questo è un libro che ti prende. Ecco quello che io ho notato che leggendo. Le prime pagine, poi non volevi smettere di, di leggere. Ed è questa storia: è, è una storia vera perché è, è la storia eh, di Giorgio Ricci, è, è lui il, il protagonista. Ed è, è questo soldato che, di vent'anni che muore per qualche minuto in un ospedale militare, nove minuti dopo ritorna in oh, vita. E questi nove minuti gli cambieranno tutta la vita. Esattamente. E, e questo è, è, è la cosa che mi ha appunto colpito eh, fin da subito nella, eh, in questa storia che io avevo se Avevo sentito parlare di, di, di questo tipo di esperienze, ma uh, ero e sono tuttora a digiuno di, di questa letteratura. Ehm, che, che so che c'è un, una, insomma, ho scoperto poi in questi giorni, tra l'altro, proprio quando si dice il caso non esiste, lo ehm, stesso Raymond Moody. Eh, sì. nel suo libro La vita oltre la vita nell'exergo proprio subito in prima pagina dice al dottor ce l'ho qui in formato elettronico leggo per non sbagliare al dottor Giorgio Ricci e per lui all'uno che egli mi ha fatto intravedere <coughs> quindi se sì. stiamo parlando di un libro che è del 1975 quindi eh, 20 anni dopo sostanzialmente eh, Periodo in cui la storia sì. di Ricci è stata resa nota, perché la storia di Ricci è uscita a puntate, eh, come mm. dice l'oratrice del romanzo, Elizabeth Sheryl, che è quella che ha dato una veste eh, narrativa, ehm, sì. si vede, di mestiere, no? Eh, sì. In fondo, anche questo inizio con la visita del paziente mi eh, hanno fatto pensare un po' così a un escamotage letterario che la. Um, la coautrice, la, la redattrice, chiamiamola così, eh, ha voluto eh, mettere in campo proprio per rendere mh, mh, più vivo, più accattivante no? questo racconto eh, attraverso sì. in realtà la, la vera professione del, di Rice che era quella di psichiatra, sì. eh, professione che lui abbraccia all'età di 40 anni. E poi ho scoperto, eh, poi dopo mi dici tu se, se vogliamo entrare no, nel vivo della storia, sì, Ho scoperto sì, sì, sì. in questi giorni che, leggendo questo, adesso forse non si vede con la mia telecamera, eh, Il no, cammino della vita, è... eh, mm -hmm. no? Si vede malissimo, no? ma l'ho scoperto proprio oggi, ehm, cioè oggi in questi giorni. Ehm, in un libro che si occupa di, di studio della biografia, ehm, viene di nuovo citato Giorgio Ricci come ispiratore. Ehm, non tanto eh, degli aspetti. Ecco bravissimo, oh, Francesco. grazie, esatto. E, mh, viene citato Giorgio Ricci e lo stesso Moody eh, come ispiratore di non tanto della ricerca di, di quello che c'è oltre la vita, ma di quello che si deve compiere nella vita perché questo, questa storia vera ha un duplice valore, come vedremo. Eh, quello eh, riferito appunto a una luce, una speranza e anche un, un impegno nei confronti di quello che verrà dopo. No? Questo domani in inglese è Return from Tomorrow, Ritorno dal domani, no? il domani che aspetta tutti noi. Eh, ma è anche un libro che eh, può aiutare chiunque a ridare un significato alla propria biografia, a ritrovare un motivo per lottare, per cambiare per migliorarsi, per trovare il proprio posto nel mondo banalmente eh, perché questa è l'esperienza che ha fatto Giorgio Ricci oltre a quella straordinaria come lui stesso dice di poter dare una sbirciatina nella, nella, nella soglia eh, sì. verso la fine del libro lui dice io non ho visto in realtà non mi sono state fatte grandi rivelazioni mi è stato concesso di dare una sbirciatina però, come dicono i latini, de satis, atis, no? e questo mi è bastato, per che cosa? Per dare una sterzata eh, fondamentale alla sua vita, in più tempi, perché la prima diciamo, avviene proprio subito dopo la, la, la Seconda Guerra Mondiale, durante la Seconda Guerra Mondiale, anzi, a dire il vero, e la seconda invece avviene quando lui ha già 40 anni, quindi nel 19... 60 Circa, se non erro, e quando lui decide di lasciare la, la, la professione medica eh, e diventare psichiatra, con tutte le difficoltà che questo può comportare, al di là del fatto che sia, insomma, a prescindere fatto che, che questo sia avvenuto in America, ecco, dove apparentemente tutto sembra più facile, certo. E, e Vediamo è... un po' come inizia anche questa storia, cerchiamo allora... di, 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 di far entrare anche i nostri amici nel vivo della sì. storia. Allora, Giorgio Ricci è un, uno studente universitario che si prepara a diventare medico a questo, questa, questo progetto nella vita. Sono gli anni della guerra, è il 1943 gli Stati Uniti sono entrati ufficialmente nella seconda guerra mondiale e stanno già preparando lo sbarco in Europa per liberare l'Europa dal nazifascismo. Ehm, il padre di Giorgio Ricci viene richiamato, pur essendo un, più che cinquantenne, cioè diciamo, un uomo della mia età che però è, a quell'epoca richiamato in guerra, insomma voleva dire mica poco. Ehm, questo crea una sorta di impulso morale nel, nel giovane Ricci eh, che gli lo, lo fa arrivare a dire ma come, mio padre che ha 50 anni, che è rimasto vedovo, eh, ha quattro figli, ha eh, avuto appunto delle due mogli, è dovuto ripartire, io sono qui a pensare solo al mio avvenire, voglio diventare medico, eh, non faccio niente, non posso fare niente, trova ingiusto che suo padre in un certo senso si è dovuto partire e quindi diceva vabbè mi arruolerò e partirò ehm, con la speranza peraltro di ehm, entrare nel programma eh, di, ehm, di, medica, di scuola medica del, eh, dell'esercito che eh, è qui insomma io mi sono fatto anche delle domande faceva diventare medici in tre anni e le reclute quindi sì. boh, insomma, <ride> diciamo che andava tutto bene insomma. E, e quindi si arruola, però eh, come tutte le reclute deve sottostare a un primo lungo periodo di eh, addestramento puramente militare. E quindi viene mandato nel Texas, in, in un posto dal clima infernale, caldo di giorno, freddo eh, di notte, sbalzi termici, polvere, e poi verso l'autunno eh, piogge, vento. E, um, questa struttura è enorme eh, parla di tantissime baracche da, da centinaia di migliaia di posti, insomma. E um, dove l'unico vero terrore non era la durezza dell'addestramento, ma era la polmonite, anzi, banalmente l'influenza, eh, tanto per stare un po' come dire a tema con i tempi ne sul pezzo <ride> e. Um, e quindi mh, il rischio, che, insomma, la paura che mh, tutti quanti avevano era quella di ammalarsi di, di polmonite, cosa che ovviamente eh, a lui accade. E, mh, comincia con un banale raffreddore, con un po' di tosse, mh, con qualche linea di febbre, eh, finché diventa febbre alta. Eh, tenete conto che non c'erano gli antibiotici. E non c'erano i farmaci che ci sono oggi, eh, non c'erano neanche Piretti. Eh, veniva mh, somministrata un mix di caffeina, aspirina, insomma cose del genere. E, mh, la sua malattia peggiora. Mh, ma nel frattempo, mh, in questo periodo di malattia, lui era stato ammesso alla scuola di medicina. Quindi c'è tutta questa tensione, questa um, eh, fortissima eh, paura di non venire, cioè di, di, di perdere il treno a tutti gli effetti, sia il treno fisico che lo avrebbe dovuto portare in Virginia che l'opportunità di essere ammesso in questa scuola a causa di una banale influenza, e, è tutto vissuto. Sembra, sembra veramente un, una narrazione romanzata, un film. Eh, perché c'è questo, questo, questo veramente continuo, non so anche come definirlo, eh, pathos? No? Di, di lui che spera di guarire e, 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 e il, il, le lancette dell'orologio che vanno veloci, 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 eh, che si avvicinano all'ora X. E, mh, infatti, le, le ore, poche ore prima uh, di prendere questo fatidico treno. Che lo avrebbe dovuto portare in Virginia. Lui peggiora fino al punto che sviene proprio quando si deve alzare per andare in uh, per vestirsi. Lo portano immediatamente a fare una lastra, la diagnosi ovviamente è impietosa, polmonite bilaterale. Dopodiché, lui cade, è svenuto, perde conoscenza e non ricorda più niente, si risveglia non sa dire quanto tempo dopo, in una stanzina che non è la camerata eh, dove lui era, mh, era alloggiato prima, ma è una stanzina chiusa, un cubicolo, no? in inglese hanno la parola è proprio cubicle per indicare una, una piccola porzione chiusa con delle pareti molto sottili dove ci stava malapena il letto. Si alza dal letto e dice Beh, «Cosa ci faccio io qui? Mi devo vestire?» <ride> Dove sono i miei vestiti? Non trova più le sue cose, non, non riconosce l'ambiente. Esce nel corridoio eh, della, della baracca, eh, riconosce che è una baracca ospedaliera dove appunto era stato degente, ma non la sua, non vede nessuno. Finalmente si avvicina un, un, un inserviente, eh, lo ferma, ma questo inserviente non lo sente, non lo vede, ma soprattutto gli passa attraverso. Questa è la prima esperienza che lo sconcerta. Ritorna nella, eh, nel cubicolo e scopre che c'è un corpo nel suo letto. Ma non fa nessun pensiero, non, non associa alcuna, mh, non fa alcuna associazione tra il fatto che lui era lì e, e quello era il suo corpo. È un nobbio a tutti gli effetti. Lui non lo capisce immediatamente, capito? Non si rende conto no, certo, come certo, tutti coloro certo. che passano velocemente eh, e non preparati a ciò che c'è. È dopo eh, que questo è il punto focale <ride> non si rende conto di, di essere morto diciamo dice, in questo senso lui ha l'ansia di andare a richmond capito lui deve correre a richmond c'è sì, questo sì, sì, treno sì, da anzi, prendere sì. deve scappare e quindi inizia questo cioè, l'ossessione di andare a richmond eh, resta come fil rouge in questa narrazione di questi nove no. minuti insomma Uh, è vero, sembra, sembra un film, un romanzo, ma potrebbe essere benissimo un film, una sceneggiatura da film, perché questi nove minuti vissuti con questa ossessione di andare a Richmond, che poi comprende però, insomma, scusa ti ho tolto la parola. No, 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 anzi mi fa, mi fa piacere. No, mi no, no, mi piace tantissimo questa storia sì 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 ma no ma poi eh, sai appunto così interattiva diventa forse anche più accattivante perché ognuno poi di noi coglie no, gli aspetti certo, eh, che, che certo. colpiscono più la, la propria anima e, e successivamente eh, accadono episodi insomma che mh, mh, come dire, non, non, non gli danno l'idea eh, o, o non gli come dire, non, non gli solleticano alcun dubbio mi verrebbe da dire no eh, lui semplicemente eh, ha un obiettivo l'obiettivo è quello di trovare i suoi vestiti e di trovare la strada per andare a Richmond e, e quello fa e, e non dà tanto peso al fatto che per esempio passa da un, un luogo all'altro eh, in un istante semplicemente pensandolo eh, non, non realizza immediatamente che la sua capacità di movimento è alla velocità non neanche della luce, del pensiero no? stesso. Eh, si mette semplicemente eh, a capuchino, verrebbe da dire, alla ricerca ehm, eh, di un modo per andare via da lì, eh, alla facoltà di medicina di Richmond, appunto. Dopo lungo peregrinare, lungo attraverso tutte queste baracche, io non ricordo con esattezza se, se parla di centinaia di, di, di baracche no? eh, che lui visita dentro e fuori, eh, si rende conto finalmente eh, che c'è qualcosa che non va, qualcosa non torna in tutta questa esperienza che sta vivendo. La sua coscienza, come dire, non ha subito alcuna interruzione. È la coscienza che aveva prima di perdere i sensi, eh, con, gli stessi, con gli stessi sentimenti, con le stesse evoluzioni, con gli stessi pensieri. Ma manca qualcosa, manca qualcosa eh, che è il suo corpo. E lì fa la prima esperienza reale della morte, mm. si rende conto cioè che eh, anche se non, ancora non pronuncia quella parola si rende conto, cioè che qualcosa deve essere successo nella sua integrità di individuo eh, dotato di una parte densa eh, che non ha più eh, e invece di qualcosa che, è, ed è questo che non, non stupisce no? eh, tanto il giovane, eh, non c'è spiegazione da parte di Ricci non c'è stato approfondimento su questo io mi sono interrogato mi sono chiesto come mai non, 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 né la coautrice no, che poi quella che condusse le interviste è andata a fondo a questo aspetto cioè mh, viene dato per scontato che eh, e forse magari appunto secondo una concezione forse troppo religiosa no, eh, c'era un duopolio da ricostituire la parte corporale e la parte, chiamiamola, animico-spirituale facendo un calderone di, di, di tutt'uno no? mm -hmm. ma eh, nell'esperienza eh, questo però diventa un fatto cogente che lo spinge a cambiare il suo comportamento cioè eh, i suoi progetti di vita quello di andare a Richmond no? trovare i vestiti eccetera, eccetera eccetera passano in secondo piano e eh, la, sua, la sua, chiamiamola vita eh, in quella condizione, eh, viene eh, totalmente eh, occupata da un problema assillante, appunto, cogente, st stringentissimo, di ritrovare un corpo dentro cui reimmettersi in qualche modo. E questa è la seconda ricerca che lo impiega, che lo occupa per molto tempo perché. Eh, comincia ad aver perso la cognizione dello spazio, non, non sa più dov'è e quindi a ritroso rifà tutti i percorsi nelle camerate nelle, in queste baracche lunghissime no? eh? a cercare eh, il suo stesso corpo e lì matura un'altra convinzione dice io onestamente non so come sono fatto da fuori, non mi sono mai visto da fuori come sono fatto io? L'unico appiglio, eh, l'unico indizio in questa indagine eh, che gli balena è, posso riconoscermi solo eh, dall'anello di con la civetta della confraternita universitaria a cui avevo aderito. Eh, la, adesso non mi ricordo il nome, sapete che hanno, queste confraternità hanno... Eh, ah sì, regole, la PIN, mm -hmm. sì, sì. eh, ma non è importante. Sì. Insomma, è quello sì, che sì. è importante è che lui ricorda a un certo punto di dover cercare un, un anello di onice nera con una civetta eh, impressa, incisa sopra. Ed è questo quello che in un certo senso lo salva perché lui ritrova eh, finalmente quel cubicolo in quella determinata baracca. Eh, lui appunto era stato messo e, um, dove giace sotto un lenzuolo, eh, su, quella, su quel letto, su quella barella da cui lui si è venuto fuori. Si è alzato il suo corpo apparentemente o verosimilmente senza vita, senza, insomma, inanimato. E qui entriamo nella, nella parte, nel come dire. La parte più intensa, quella appunto come dicevi prima tu Mirella, che mh, viene anche un po' criticata, viene considerata, no? Dice, ma come? Sono citazioni religiose. mi pare che non fosse cattolico, fosse eh, protestante. Eh, sì, protestante, una... sì, sì, battista. Queste cose sono queste confessioni che hanno negli Stati Uniti, che a sì, non conosco sì. neanche esattamente. E. Mh, e lì eh, appunto quando ritrova il suo corpo eh, nel cubicolo eh, sulla, sul lettino no? coperto dalla lenzuola viene il fatto mistico. Mistico nel vero senso della parola: cioè eh, mistico eh, viene un aggettivo che viene dal termine greco mistè, no? eh, che è il termine che noi usiamo per indicare da cui deriva anche la parola mistero, no? E, ehm, che in realtà in greco no, noi usiamo la parola mistero per dire qualcosa di inspiegabile, su cui non si, non si possono fare congetture o cose del genere. Ma in realtà eh, la parola eh, mistè eh, viene dal verbo mueo, muein, che come, come, come sentite la pronuncia è un verbo nomatopeco, eh, che significa proprio m. Mm. Chiudere la bocca. Eh, il fatto mistico è il fatto ineffabile, no su cui non si può dire parola, in ex fabula, no? non, non, non ci sono parole per descriverlo. Infatti, lui lo descrive con le sue parole, ed è, secondo me, al vaglio di questo filtro che eh, andrebbero considerate tutte queste esperienze, no? io chiamo mistitica. Proprio per questo motivo. È un po' come il de garda di Bingen, no? Certo. Lei giaceva nel letto, ma chi scriveva le sue parole, chi traduceva le sue parole era il prete che le era di fianco. Era ignorante, non sapeva leggere, non conosceva le scritture, se non, diciamo, non le aveva studiate, le aveva ascoltate nella messa, come le aveva viste raffigurate, no? E, e raccontava quello che vedeva, ed era il sacerdote no? che, che traduceva queste immagini secondo quello che lui sapeva. E, e la stessa cosa, eh, lo stesso metro di giudizio, a mio parere, eh, andrebbe applicato anche a questa esperienza di ricci Rici a vent'anni o poco più. Eh, 20... Sì, sì, ventenne e eh aveva l'istruzione che poteva avere un americano di quegli anni, seppure di buona famiglia ma che aveva studiato al college eh, lui stesso dice ho frequentato la chiesa sì ma mi interessavano più gli skyboy scout a me interessava fare le cose mi senti parlare tanto eh, quindi eh, dà una versione di questa esperienza mistica con le parole che può usare uno come lui no? Eh, Scusa sorrido perché ho letto un commento. L'ho letto anch'io, infatti Di è l'amministratrice del canale, Calogero ah, ci controlla dall'aldilà. Va ah, bene, siamo felici. Eh, per cui ecco, eh, lui identifica dopo pochissimo tempo questo fatto eh, che gli si presenta come una luce con la figura. Eh, eh, di Gesù ma in realtà io qui ho, ho interpolato non sempre usa Gesù a volte usa Cristo mm. eh, sì, è eh, io non l'ho dichiarato ma eh, ho, ho dove più possibile ho cercato di mettere la parola Cristo mm. eh, ma, ma proprio e qui lo posso dire insomma non ho voluto fare una prefazione al libro insomma per, non, per lasciarlo come dire aperto a tutti non volerlo troppo, però eh, dico Cristo nella maniera più aconfessionale possibile, cioè eh, quando parlo di Cristo, io personalmente vorrei parlare di un'entità spirituale universale che non appartiene a una confessione o all'un'altra, perché lui stesso poi lo dice, non è che è venuto per i cristiani, non è neanche venuto a fondare il cristianesimo che se ne è nato dopo, io vado sempre ai minimi termini, eh, cerco di eh, tenere questo come base. No? L'esperienza che lui fa è l'esperienza di questa luce, eh, perché l'esperienza del Cristo? Cristo è colui che già gli antichi eh, saggi indiani, quelli a cui in qualche modo si può far risalire mh, la, il testo dei Veda, il testo sacro dei Veda, Chiamavano il Vishvakarman, il signore del karma, o anche tradotto letteralmente il grande architetto dell'universo, no? colui che, eh, su cui l'architetto è costruito, come dice, per esempio, quel passo di Vangelo che guarda caso non si legge nella Messa Cattolica mai, mi pare, ehm, che è il Vangelo di Giovanni, no? il prologo. Anarchenologos chiologosino no, prostanteon chiologos no Teos. No? In principio era il verbo: il verbo era presso Dio, il verbo era un Dio, no? tutto è stato fatto per mezzo di lui, il grande architetto dell'universo. È stato fatto tutto in funzione di questa entità che è conosciuta da tutte le religioni: che Zaratustra identificava nel sole fisico, no? eh, e che che è appunto l'entità di luce, quell'entità di luce che si palesa improvvisamente senza preannunciarsi, senza chiedere permesso, senza in questa stanzina, facendo esplodere letteralmente quello spazio a un universo. L'universo è eh, in quella stanza. L'esperienza. Che infatti fa Ricci subito è quella di trovarsi di fronte al proprio karma. Mm. Esperienza che nel mondo dell'occultismo viene chiamata l'incontro con i guardiani della soglia, no? che c'è nelle tradizioni antiche, ne parla anche Cicerone, nel Somnio Scipionis, no? ne parla tutta la tradizione antica, ne parla ovviamente anche Rudolf Steiner. Che... E, mh, si trova di fronte a colui che gli illustra. La sua, tutta la sua vita, seppur breve, e lui, infatti, lui stesso, dice: Ma cosa posso aver mai commesso di così grave in vent'anni di vita, no? non... eppure rivede tutta la sua vita, rivive tutte le sensazioni, tutti i sentimenti dentro di lui, li vede fuori, e questo è importante. Al fine, per esempio. È una domanda che mi facevano del parallelo che ci può essere eh, tra questo libro, no? i contenuti di questo libro e chi si occupa come me di esoterismo. No? Questo è un fatto che molti, molte scuole iniziatiche dicono: il fatto proprio di eh, trovare fuori di noi tutto quello che in vita invece è stato dentro di noi, prima di tutti i sentimenti. E questa è l'esperienza che lui vive. No? Lui ehm, si trova. Eh, eh, avvolto da questa luce eh, che identifica anche come eh, l'amore assoluto eh, non giudicante che però non di meno gli illustra eh, tutta la sua vita e, e la illumina la illumina soprattutto nei, mm, nei suoi aspetti più Miseri o anche, come dire, eh, deplorevoli, ma insomma, ripeto: per quello che può essere grave, la, per le cose gravi che può aver commesso un ragazzo di vent'anni e tutto sommato di buona famiglia. E, e questo appunto è il primo momento eh, mistico della, eh, della dell esperienza, eh, diciamo una fase di interludio. La, oppure una seconda fase di questa esperienza di NDE, no? e, dopodiché inizia eh, un vero e proprio viaggio, cioè quella che eh, Ricci chiama eh, la sbirciatina che gli è stato consentito di dare al mondo di là. Perché eh, attraverso questa entità, che appunto lui identifica eh, con, con il Cristo, ehm, inizia a visitare mondi eh, da lui assolutamente mh, inimmaginati e neanche mai presagiti, dove avvengono fatti molto molto inquietanti per la sua giovane anima, inizialmente inspiegabili, eh, a partire per esempio dalla velocità stessa con cui lui eh, si sposta eh, in questi mondi. Eh, Sempre sentendo in una prima istanza la presenza eh, avvolgente e quasi totalizzante e rassicurante anche del Cristo dietro di lui. E... I primi mondi che vede sostanzialmente sono molto simili al mondo della materia, anzi, mh, vede dei luoghi che poi, Alessandro, caso... scusa, scusatemi, Alessandro. Yeah. Prima di entrare yeah. nella descrizione dei mondi che ha potuto, di cui ha potuto fare esperienza, volevo chiederti eh, se la lettura attenta, come hai fatto tu del libro, in qualche maniera ti ha dato l'indicazione che ciò di cui aveva fatto esperienza era, poteva essere in qualche maniera una interpretazione. L'osservazione di ciò che ha visto è stata alterata dal suo background o era. Un riportare qualcosa di talmente fuori dal consueto che era impossibile eh, dargli una connotazione in funzione dell'esperienza che sin lì aveva vissuto, mm, io sono convinto, per, insomma, per il tempo che ci sono stato sopra, eh, poi non ho condotto una vera e propria analisi in tal senso, ma sono convintissimo che. Eh, nulla di quello che lui aveva esperito nella sua vita fino a quell'età eh, possa aver condizionato eh, o determinato, predeterminato quello che lui ha visto sì. eh, non ha, non, non, come ho detto prima eh, questi mondi in cui lui è entrato erano talmente in, neanche improbabili. presagiti, improbabili per la, la sua anima Tant'è che c'è eh, davvero la, eh, lui stesso uh, mostra un, un, un certo come dire, disagio, no? una certa difficoltà eh, a, a descriverli. Poi è vero che questo libro è stato scritto eh, 15-16 anni dopo che si sono svolti i fatti, perché l'intervista, se non ricordo male, è del '56. O del, o del 62, non mi ricordo, comunque è scritto nella, nella, nella prefazione, eh, nel 63, quindi no, vent'anni, quindi esattamente vent'anni, eh, dopo dopo, proprio nel momento, sì, nel momento in cui lui si accingeva a cambiare mestiere, cioè, era, stava diventando psichiatra, eh, sempre in Virginia, ma non, non più a Richmond. Eh, è vero che è stato scritto vent'anni, quindi lui ha avuto modo di ripensare, eh, però, siccome appunto eh, c'è questa in, certa integrità narrativa del ricordo no? in, 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 questa, in questa parte dell'esperienza, eh, io credo che le parole che, che, che lui usa corrispondono esattamente allo stato d'animo che ha provato a osservare questi mondi. E a osservare queste cose. Tant'è che in realtà io credo che, siccome non se ne fa neanche più menzione dopo, uh, nell'epilogo della, della vicenda, neanche diciamo quando la vicenda ritorna ai giorni nostri, cioè ai giorni in cui la racconta, ehm, credo che non sia neanche mai riuscito poi ad avere um, a darsi una spiegazione um, secondo chiavi interpretative che invece nell'esoterismo si possono trovare. Sì. Una tradizione si possono trovare ancora una cosa che mi, mi sta incuriosendo: secondo sempre per, in, per quello che tu hai potuto intuire tra le righe, non tra gli scritti, secondo te la sua era una vita di un predestinato o è stata un'esperienza assolutamente casuale? Poteva capitare a lui, e qui fai la domanda, sai perché molte, Esta... molte di queste esperienze sono insidie dentro a individui e soggetti in qualche maniera sembrano venuti proprio per quello. Cioè, ah, no. La parte rimanente della loro vita sembra fare quasi da contorno a quello che è il focus centrale. Poi si sì, è un'esperienza di mistica, esoterica, di altissimo. Se vogliamo eh, prendere, le... che è tanto cara a Mirella, l'esperienza del cerchio Firenze 77. Cioè, là sembra che eh, lui fosse assolutamente un predestinato rispetto a questa cosa. No? Però, Francesco, nulla è casuale. No, infatti, dire: no, intanto, è casuale. Intanto, intanto noi stiamo leggendo questo libro, sì. quindi lui è uno dei tanti che ci sta raccontando, è uno dei tanti da tanti punti di vista. Perché allora, in questo libro eh, ci sono vari, vari momenti. In, un momento importantissimo è quello che ha già detto naturalmente alessandro cioè nel momento in cui lui prende consapevolezza inizia uh, l'esperienza mistica allora la, il, la problematica dell'evoluzione della legge di evoluzione cioè noi siamo qui per evolvere per arrivare preparati a quel momento perché quello è il momento in cui noi riusciamo a entrare in contatto con lo spirituale, con lo spirito. Non usiamo la parola spirituale, usiamo la parola spirito con lo spirito. E questa è una cosa importante. Seconda cosa importante, lui ehm, non credo che sia un'esperienza connotata mh, dalle esperienze di vita precedenti perché lui fa un racconto veramente eh, simile ad altri racconti, molto simile. Naturalmente lui eh, vede nella luce il Cristo, ok? Quindi è quel tipo di, di cultura a cui lui è abituato, quindi lui riconosce in questa luce. Assolutamente priva di giudizio e lui non se l'aspetta questa cosa del, del privo di giudizio, Tant, in, tutto, in tutto il suo percorso, in, in questo viaggio che fanno, dove lui non è, non è proprio una sbirciatina e qualche cosina in più rispetto a una sbirciatina, <ride> perché vede, vede delle cose importanti che gli cambiano la vita, perché comunque lui si renderà conto dopo al rientro, sì. intanto che questa storia non la può raccontare a chiunque. Però ci sono dei momenti particolari in cui questa storia va raccontata. E allora nel momento in cui arriva questo momento importante, eh, la persona giusta davanti, il racconto fluisce. Questa è un'altra cosa eh, non casuale, nel senso ci sono delle persone che devono essere messe al corrente quell'esperienza può cambiare la vita anche ad altri individui. Quindi vedete come tutto è conseguenziale, come tutto è intrecciato, come il karma anche di ognuno di noi eh, va a intrecciarsi e a relazionarsi con il karma eh, di altre persone. Quindi, poi lui non si aspetta assolutamente quello che trova e quello che vede. Eh, ad esempio c'è una cosa interessantissima sul suicidio. Eh, cioè lui incontra, eh, vede degli individui che chiedono scusa, in maniera eh, pressante chiedono scusa al, ai genitori, alla moglie, eh, a un fratello. E lui dice: Ma come mai chiedono scusa? Perché hanno quella, quel bisogno uh, di eh, scusarsi per il dolore che hanno arrecato? E allora io facevo un'altra um, considerazione. Come noi qui, da, da, da queste letture, possiamo cambiare prospettiva e diventare uomini nuovi, uomini diversi, uomini capaci di accompagnare e di stare accanto all'invisibile che visibilissimo è se lo guardiamo con occhi diversi e quindi se anche un nostro caro ha avuto un dolore fortissimo nella sua vita che lo ha portato a interrompere l'esperienza uh, qui sul piano fisico noi dovremmo ringraziarlo per il tempo che è stato accanto a noi eh, rassicurarlo, quindi siamo, siamo noi che dobbiamo cambiare eh, atteggiamento. Queste esperienze servono, servono proprio a noi. Secondo me, eh, questo è insomma il mio un po' quello che mi veniva, poi ci sono tante altre cose perché lui, secondo me, visita veramente intanto eh, il primissimo piano eh, dell'astrale eh, dove c'è molta inconsapevolezza. E poi comincia a vedere l'astrale vede questa velocità di movimento, la velocità del pensiero, cioè basta pensare una cosa, basta pensare un luogo e già ci sei in quel luogo, e poi vede qualche cosina in più. Sì, poi anche lì sulla strada bisognerebbe so essere capaci di riuscire a trasmettere varie, le varie concezioni dell'astrale, no? l'astrale basso, l'astrale alto, poi ci sono le regioni, poi insomma. Sono... Sì, eh, certo, c'è tanto. È, è, è una dimensione in cui eh, non valgono, valgono i concetti ordinari che noi abbiamo di spazio e di tempo soprattutto. E... No, io volevo dire invece no, questo vabbè. riguardo a quello che ha detto Francesco prima. Incredibile, eh... non so perché, ma stasera i sottopancia fini finiscono altrove, non si allineano. Eh. No, eh. Sono oltre lo eh. spazio, quello di Mirella si ferma eh, a sinistra. Quello di Alessandro che finisce fuori campo a destra. Cioè, stanno facendo come vogliono loro, incredibile. Questo ci dice qualcosa assolutamente. Boh, sì, sì, Va sì, bene, ma lasciamo no, volevo, volevo dire invece questo a Francesco invece, riguardo al discorso di predestinazione, l'idea che mi sono fatto, eh, che mi sono, la rappresentazione, ecco, che sì. forse è il termine più preciso che mi sono fatto di, riguardo al, al concetto di karma, è che tutti noi siamo dei predest, predestinati. Innanzitutto bisogna, bisogna vedere da chi, mm. perché se poniamo questa predestinazione al di fuori di noi stessi, ricadiamo sempre in una concezione, eh, come dire, eh, non libera. No? Mm. Mm. Perché il presupposto fondamentale della mh, libertà è che ci sia l'omissibilità, se no non si può parlare di libertà. Allora, se la predestinazione è fatta dal NUS, dall'essere intelligentissimo eh, che tutto dispone, che senso avrebbe? No? E che senso avrebbe anche la libertà in tal senso, no? di omettere la eh, libertà peraltro che rimane, eh, che c'è in, 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 in tutti noi. Eh, possiamo assolutamente disattendere quello che diceva Mirella, cioè possiamo disattendere tutte le occasioni che ci vengono incontro di migliorarci, semplicemente basta dire non lo voglio, voglio rimanere quello che sono, no. Ma appunto se questa predestinazione è qualcosa eh, invece che parte da noi stessi ed è un progetto che la nostra parte più intima, quella eterna, quella imperitura, eh, fa per se stessa, proprio... In funzione di, quel, eh, di quell'evoluzione no, di cui parlava Mirella, e lo fa in maniera libera, nel senso che questo progetto, quando noi scendiamo eh, nella vita terrena, eh, è un progetto, non è un binario entro cui ci muoviamo, allora eh, la libertà viene fatta salva quindi non c'è possibilità di essere delle marionette e il termine predestinazione. Non diventa più eh, riduttivo o vincolante, e allora ognuno di noi, in realtà, ha il suo proprio progetto e passa la propria vita a fase 1: cercare di capire qual è. C'è chi nasce, e dopo pochi anni sa già che da grande farà l'astronauta, il dottore, lo scienziato, il musicista. No? Sì. C'è chi, come sottoscritto, a 54 anni ancora, un po' insomma. Ma cosa farò da grande? Che... Sei, sei in fase di orientamento, diciamo. Sono, sì esatto. Sto, sto facendo, sto facendo sei, in le, buona sei, in buona, sei in buona compagnia, tranquillo. Sei in buona compagnia. <ride> eh, non di meno, però, ecco eh, se un individuo come questo, per non parlare del sottoscritto appunto, ma idealizziamolo. Eh, sente un imperativo categorico a fare determinate cose. E, immagino che Ricci non sentisse di dover morire per nove minuti o andare molto vicino alla morte per nove minuti insomma, eh, ognuno la dica come la preferisce eh, però tutta la, quello che eh, qui mi ricollego sempre a quello che ha già detto Mirella molto bene eh, questo ha influito pesantemente sulla sua vita dopo ed è stato un, un um, Motivo, un motivo molto forte, quasi irrinunciabile, a, a fare determinate scelte. Prima di tutto cambiare. E uno dei motivi del cambiamento è proprio quello che ha, a cui ha accennato. Il fatto che di questa esperienza non riusciva a parlarne con nessuno, con qualcuno sì, con qualcuno no. Ma non erano le persone, era il suo stato d'animo. No, come lui stesso dice, non erano era le persone che eh, rendevano impossibile il parlarne e eh, beh vedo che sono in buona compagnia oh, sì, no, tutti <ride> i disadattati li raccogliamo noi tranquillo non è un problema <ride> tutti gli strani perché sono bene, qua la sera, sera. <ride> la no sera. no ma guarda io parlo al contrario perché siamo nella compagnia dei, dei sani <ride> per fortuna, meno male, per, <ride> per fortuna, fortuna davvero, davvero per fortuna e, e, e lo stesso Ricci era così, no? e quando esce da questa esperienza perde qualunque orientamento, Dice, ma io cosa devo fare ragazzi? No? Cosa, eh, perché non posso tornare là dove ho, ho, so, stavo così bene con quell'entità eh, di amore eh, privo di giudizio con cui no? Eh, e non la sua vita non cambia finché lui non capisce che è lui stesso che deve cambiare per primo e deve eh, come dire, smettere di avere nostalgia e cominciare a farsi parte attiva nel mondo per ricercare nel mondo, non di ritornare a quell'altro, ma nel mondo in cui è dovuto rimanere, eh, un significatore no? nelle altre persone però ecco, prima c'è tutte... appunto questa, io continuo a chiamarla sbirciatina anche se insomma è vero è qualcosa eh, di più, molto Mirella. di più certo ha, ha, visto, ha, visto, ha visto cose che fanno riflettere decisamente e, e accenna c'è qualcosa è, di quello, quello che quello... ha visto dai, ci parlava Mirella prima di questo Ora, libro. È, la prima Basta. esperienza è quella che fa un, se non ricordo male Poi, eh, eh, siete poi tutti invitati a poi prenderlo questo libro perché davvero certo. si legge in un attimo eh, così dopo scoprirete anche dove ho, dove ho fatto le citazioni sbagliate. No? E, <ride> la, prima, sì, che sono e, la prima esperienza, se non sbaglio, è quella nel bar con gli ubriachi ed è un'esperienza che fa riflettere per chi ha letto un po' Dante alla scuola superiore, no? fa veramente tanto pensare al contrappasso. Il contrapasso che è proprio quella legge, per esempio, adesso qui cito Steiner, ma ognuno può citare la tradizione che preferisce perché tanto c'è concordanza, eh, che è la legge del Kamalooka, no? eh, ed è la, come dire, la legge anche di pareggio carmico. Eh, le pene che tu hai inflitto le soffrirai, le, no? detto molto eh, brutalmente, eh, e tutta diciamo, eh, la brama. A cui non ti sei sottratto, te la ritroverai. Infatti, il Kamalok è proprio la zona, la purificazione delle brame no? Dalla, ehm, della, della, de, a cui ci siamo sottoposti no? a cui, o a cui non ci siamo sottratti in vita. E questi ubriachi li vede costantemente ehm, intenti a cercare di sorseggiare alcolici in questo bar ehm, ma rimanendo sempre costantemente insoddisfatti no, nell'atto di allungare il braccio eh, immateriale verso il bancone verso il bicchiere ehm, con questo episodio finale abbastanza inquietante no? lui eh, osserva che molti degli esseri viventi cioè degli uomini incarnati eh, poco, hanno eh, un, una specie di luce eh, che, che, che lui individua nella zona della corona del chakra della corona no? eh, nell'epifisi luce che si affievolisce mano a mano che questi uomini eh, perdono coscienza e nel momento in cui cadono a terra storditi dall'alcol eh, vede invece le anime disincarnate infilarsi in questo pertugio e come per eh, cercare la soddisfazione della loro brama di bere che non riuscivano a soddisfare invece eh, nel tentativo di afferrare i bicchieri. Questo è un fatto abbastanza inquietante perché mh, eh, descrive bene quello che anche le tradizioni antiche mh, dicono del, del, della regione sublunare, perché ci stiamo muovendo in questa prima fase nel cono d'ombra della luna eh, che la luna proietta sulla Terra. Quello appunto che una volta gli antichi saggiamente identificavano con il purgatorio, cioè con il Camaloca, la zona appunto, dove eh, nella prima fase del post-mortem che dura circa un terzo della vita anagrafica, no? che uno della biografia terrestre, che uno deve come dire, espiare. Mi pare credo che, non, non so quale papa, se, se Ratzinger o, o già Giovanni Paolo II. Abbiano abolito per dogma no, il purgatorio. Credo che non esista più per legge, <ride> se non ricordo male, <ride> beh, sì, se dici dogma, sostanzialmente dici legge. Anzi, sì, sì. no, dici qualcosa di legge perché dai un risultato. Mentre la legge è il risultato di un processo di pensiero. Il dogma è il risultato di un processo occulto, eh, cioè, ti viene data la, uh, no, la piolina, uh, o quella rossa o quella blu forse quella blu non lo so e, per cui lui fa ecco in questa esperienza lui vede eh, qualcosa appunto che è descritto molto bene eh, nelle tradizioni antiche volevi dire qualcosa mirella <ride> ho fatto così come, come i bambini no, ah, aspetta aspetta La, <ride> no adesso... perché <ride> Mi sembrava prego, prego. molto interessante questo, questo passaggio della luce nel chakra della corona, che nel momento in cui perdiamo contatto con noi stessi, insomma, perdiamo coscienza, eh, l'entità si insinua per eh, fare l'esperienza del bere in questo, in questo caso, che poi sono i desideri pesanti desideri della materia densa che noi sì. ci portiamo di là però è, è, sarebbe come il corpo eterico che per che può avere una ferita e allora in quella in quello squarcio uh, si perde energia ma si può anche introdurre eh, qualcosa dico potrebbe essere ch chiedevo a te Alessandro allora ehm io adesso ti dico eh, la mia concezione insomma la concezione che mi sono fatto formandomi e che trovo appunto concordante con l'antico formandomi su, su sulla eh, nell'antroposofia di, di rudolf steiner ma non in maniera anche qui dogmatica o... eh, la nostra costituzione sottile è molto articolata noi abbiamo un corpo eh, fisico col quale eh, siamo in contatto con il regno minerale. E, quali sono le leggi che governano il regno minerale lo vediamo appunto col cadavere. No, il cadavere va in decomposizione. Perché cosa manca a, al cadavere che, che è la nostra parte minerale? Le forze della vita, che è il gradino immediato successivo, quello che tu hai chiamato corpo eterico, no? e, che è il mondo dei processi vitali, ehm, del quale noi ci rivestiamo. Eh, nel nostro processo di discesa che si compie appunto tra le stelle e l'utero no? in, in questa perfetta analogia tra macrocosmo e microcosmo. Eh, la, la, le forze vitali appartengono all'etere universale, non sono nostre. Ne prendiamo una porzione e ce ne facciamo un vestito che avvolge la forma fisica che prendiamo eh, per ereditarietà dei nostri genitori. Bene. In questa organizzazione eh, penetra un'altra uh, corporeità, chiamiamola così, eh, che è la parte astrale. Certo. Come diceva la parola, questa viene dalle stelle, è luce. No? È la luce eh, che noi eh, eh, portiamo nel mondo. È successo qualcosa? Eh, non lo sento più nemmeno io. Eh, ne neanche io lo sento più. Alessandro, non ti sentiamo. Prova a parlare? No, hai come spento il microfono? Controlla so sul... Ecco, 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 perfetto. Ecco. Ecco ora. No, deve sì. essere il pulsantino delle cuffie. Sì, sì, va bene, l'avevi spento accidentalmente, sì. niente di che. Eh, sì, dice, scusami, scusami, scusami scusate, scusate. No, ma sicuro. Vi perché... <ride> eh, dicevo, appunto, investiamo nella parte teca, della luce astrale, che va appunto governata eh, perché eh, viene, è soggetta alle brame, qui c'è tutta la, la scuola ermetica, no? eh, se vogliamo, e mh, il Signore, l'auriga de, di tutta questa organizzazione, è l'Io, cioè la nostra parte eterna, spirituale, eh, vera e propria. Allora, ogni notte noi, eh, quando dormiamo, eh, allentiamo questa organizzazione. Rimane nel nostro letto la parte minerale, ma non da sola, perché altrimenti sappiamo a cosa sarebbe soggetta, no? alle leggi del deperimento. Eh, con quella vitale, cioè quella eterica, la nostra parte astrale eh, si alza eh, assieme allio e ritorna nei mondi eh, dove è stato tra l'altro Ricci. No? E, e cosa succede? Eh, questo determina, è quel fenomeno che Ricci vede, a mio parere, lui vede proprio il fenomeno che noi facciamo consapevolmente ogni notte, quindi noi ogni notte usciamo dalla nostra testa, dal capo, andiamo nei mondi superiori e poi rientriamo dai piedi, no? dicevano gli antichi. E in questa fase in cui l'astrale ritorna, e riempie tutte le cavità del nostro corpo e riprende possesso di, della nostra intera figura, eh, si hanno poi tutti i fenomeni fisiologici, qui la mattina eh, abbiamo necessità di mingere, no? tutte queste cose questo avviene, però, anche, può avvenire anche per shock. Un incidente, un trauma. Quindi, quando noi eh, disgreghiamo questa unità di questi quattro livelli, chiamiamoli così, eh, apriamo il campo a qualcosa. Lo shock può essere forte da perdere la coscienza e allora esce tutto l'astrale con l'io. Lo shock può essere meno grave e allora sia solo come dire, una perturbazione locale, eh, un, un trauma che fa gonfiare, una, una ferita che si può infettare, no? eh, c'è sempre un corrispettivo spirituale a tutto quello che accade sul piano materiale. Eh, L'abbandono la, ehm, per ubriachezza del proprio corpo astrale no? del proprio io, del, della nostra organizzazione, eh, è qualcosa di analogo ora cosa succede in realtà quando avviene questa separazione? nella notte quando tutti noi dormiamo ehm, c'è una conferenza di risorse che si chiama cosa fa l'angelo nel nostro corpo astrale ehm, accade che il nostro angelo custode è per questo che si chiama custode peraltro uno dei motivi per cui si chiama custode occupa lo spazio lasciato vuoto dal nostro corpo astrale, corpo eterico. Ma quando questo non avviene per un eh, processo naturale come quello del sonno, ma avviene per un trauma, la domanda è chi entra in campo? Ma soprattutto quando, per esempio, un uomo si sottomette a allucinogeni, droghe, alcol in quantità eccessive, sostanze di tutti i tipi? No? quindi in cui volontariamente omette, cerca proprio quell'oblio, no? senza avere gli strumenti per governarlo, come facevano invece gli iniziati. Eh, chi entra lì dentro, quale entità entrano, eh, questo credo sia quello che vede Ricci. Tutte quelle entità che in qualche maniera okay. avevano avuto in vita delle dipendenze, adesso provano a attraverso il soggetto mm. che si rende disponibile all'azione a rivivere quel tipo di sensazione. Sì, sì, parla sì. Parlavi prima del, dell'alcol, ma potrebbe funzionare alla stessa maniera per la nicotina? Per la... Certo, certo. Sì, certo. Assolutamente. Certo. Chiarissimo, chiarissimo. Sì. sì. Salvo il fatto che evolutivamente oggi sì. la nicotina non, è, non, non ha più effetti allucinogeni su di noi, No, L'idea no, appunto... è sempre quella, sì, però un fumatore incallito che è morto senza aver in alcun modo fronteggiato o tentato di fronteggiare questa dipendenza e non può più sperimentare il piacere che, quella, la, che la nicotina gli dava, probabilmente nel momento in cui vede o oh, scorge la possibilità di introdursi Furtivamente il corpo di una persona che è inconscientemente è, adesso non è più presente a se stesso può in qualche maniera approfittare del fatto che lui, l'altro, abbia una dipendenza e lui si ciba di quell'emozione, di quello stato emozionale che il soggetto prova, sì, sì. sperimenta quando, fuma, quando insomma, si avvicina al tabacco e alla nicotina. Sì, sì, ma è chiarissima questa cosa, molto interessante. Sì, sì eh, sono quelle che appunto nella tradizione vengono chiamate le larve astrali, eh, no, il... c'è certo, certo, tutto certo. il parassitismo astrale che, eh, a cui si va soggetti quando appunto in vita eh, non... Eh, non è un, io non, non, non ne faccio un discorso morale. No, 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 no. Eh, anche perché... Mh, del, Insomma, bisognerebbe fare un discorso stesso, ma, per, per ah, sintetizzare... ma è sempre le forme di attaccamento, Alessandro, eh. cioè, in esatto, realtà, questo. anche lui scopre di essere ossessionato dal fatto di andare a Richmond, anche quella è una forma di attaccamento a dei fatti ai del, fatti della vita e quindi della, della materia densa, che non sì. ti fa vedere sì, altro, sì. Cioè, che non ti permette di, di guardare oltre. Sì. Ma, ma infatti ti dirò di più che, mh, che mh, anche a livello di pensiero si può rimanere eh, come dire, dipendenti da pensieri, da forme pensieri. Non certo. eh, so, pensieri come la politica, no? pensieri politici, oppure pensieri eh, legati a so. A, a, L'appartenenza allora, a gruppi vita. religiosi, sportivi, eh, sì, non sì, è sì, sì. fuori Qualunque, in nessun modo. certo. Tutto questo può, può in un certo senso, appunto eh, causare dipendenza. E la cosa interessante, è come eh, ha, ha mostrato, secondo me, un genio eh, della nostra epoca, insomma, eh, che adesso non ricordo il nome, ma colui che ha fondato gli alcolisti anonimi. No? E, che ci si può disintossicare da qualunque dipendenza e che soprattutto, lui ha mostrato, sono molte più le dipendenze eh, non materiali, no? quindi dall'alcol o da una droga, eh, che, 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 che danneggiano la vita no? dell'essere umano, la salute, la salute nel suo senso più ampio no? dell'essere umano, eh, che, che appunto quelle, quelle, quelle fisiche. E io ho letto un articolo tempo fa. Su, io non sapevo nulla su, su fondatore Alcolisti Anonimi. E, mm -hmm. um, mi colpì tantissimo questo, questo fatto, appunto. Che ne, ecco, nella maniera ecco, anche lì, eh, con meno giudizio possibile, eh, lui approcciava qualunque tipo di dipendenza, poi no? dopo di lui i suoi, i, i suoi continuatori. E, Soprattutto non, sì, non c'era giudizio, non c'era, e, e, c'era una grandissima speranza. C'è una grandissima speranza nonostante le cose che vede, perché poi, dopo questa, eh, alziamo sempre più l'asticella, no? eh, lui vede altre dipendenze che non sono più quelle dell'alcol, del, eh, ma vede per esempio persone schiave, incatenate, costrette a litigare, costantemente a fare a botte, come dice lui, no? a percuotersi nel vuoto, perché non perso, anime disincarnate. E, e, e lì ha veramente un'esperienza molto forte perché dice, ma è possibile eh, che non riescano eh, a trovare quell'impulso che lui ovviamente identifica in colui che ha le spalle. no? La, la, la luce del Cristo, l'amore del Cristo, non riescano proprio a trovare la via per alzarsi e smettere di combattere, no? smettere di litigare, di urlarsi in faccia, smettere di, di, di prendersi, no? di fare a botte senza però colpirsi. Addirittura dice smettere, persone, vede anche persone che sono costantemente alla ricerca dell'atto sessuale, no? eh, in questa esasperata ricerca piacere della brama è possibile ogni tanto lo perdiamo ad alessandro sì. <ride> ecco prova Ma le... no non ti sentiamo qualcosa sulla schermata stasera pronto eh. no adesso Io vi ti sento. sentiamo allora non vorrei sì, che fosse sì, qualcosa eh. sul, su questa interfaccia stranissimo ah. non è mai aspetta prova a parlare mi sentite bene adesso Sì, ti sentiamo sì, sì. no Beh. forse c'è qualcosa sull'interruttore non lo so va bene va bene va bene però vai so. vai tranquillo vai avanti. Magari, eh, ma, ma adesso magari faccio. no 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 va bene va bene, bene va bene no ma figurati e... no dicevo appunto stavo dicendo non è possibile che non uh, queste anime prigioniere, schiave no? delle, delle proprie abitudini, delle, delle proprie brame, non riescano a trovare questa via. E la domanda, però, appunto, qui rimane irrisolta. Per questo, appunto, che forse lo stesso Ricci dice: Io ho visto solo dalla soglia, no? non sono entrato sì. eh, nel, nel vivo, non in profondità. Eh, per usare sempre Dante, non, non sono andato a fondo nei gironi, no? Eh, ma appunto in questo volo d'uccello eh, ho potuto mh, solo farmi un'idea di una parte di questi mondi, perché tra l'altro sono solo una parte dei mondi eh, sì, che certo. si possono incontrare certo. sì. di là. Però lui Senti, resta sempre sì. stupito perché si gira continuamente verso questa luce, verso il Cristo, eh, pensando che ci possa essere un giudizio rispetto a tutto quello che stanno vedendo. Invece sente sempre questo grande amore, eh, questa assenza totale di giudizio, ma solo di comprensione, eh, anche di comprensione della inconsapevolezza degli uomini. Questo poi è quello che lui si porterà dietro da questa esperienza, perché poi lui avrà nostalgia di questo grande amore, come tutte le esperienze di n ci raccontano, eh, comunque. Sì. Perché lui poi mh, proprio bramerà di tornare di là. Cioè, ci saranno dei momenti in cui lui avrà proprio il desiderio intenso oh, di passare, di, di morire, diciamo perché vuole tornare sì. in, in quella pace, perché poi lui torna nella guerra naturalmente, perché eh, andrà alla scuola medica, uh, però siccome... Lui esce da questa polmonite gravemente debilitato, arriva in ritardo all'università, quindi si troverà insomma molto eh, indietro e non riuscirà a studiare per come deve, quindi verrà rimandato eh, sul campo, diciamo. Eh, e, e, e lì, lì c'è un altro incontro interessante, Alessandro, perché lui incontra poi... Ehm, un ammalato, un, un militare malato che lui cura, perché lui poi era sempre nel campo medico, comunque lui faceva l'ausiliario, mi pare, insomma l'infermiere, diciamo, aiutava, aiutava ehm, e lui curerà questo, eh, questo militare e, e diventerà amico di questo militare, però lui sente, eh, lo guarda e è come se gli ricordasse qualcuno. Eh, e questo quest incontro e questa amicizia, eh, mentre lui cura questo soldato, sarà questo soldato che curerà lui, eh, che lo aiuterà. E allora dice: è il Cristo che è tornato eh, e attraverso quest'uomo mi ha riportato. Uh, l'amore e la cura, la guarigione, perché poi l'amore è cura ed è guarigione. <ride> è anche bella questa sì. cosa. Beh, sì, que allora siamo già nella parte che io chiamo di speranza di questo libro. Nel messaggio di speranza, eh, di cui fondamentalmente è intriso tutto il libro, no? tutta la vicenda di Giorgio Ricci. Eh, speranza, ovviamente, che passa da una parte di deserto, quello che hai descritto tu. Questa, questa nostalgia al punto da desiderare di davvero di tornare di morire realmente. Eh, che è il deserto. L'esperienza di deserto, è che, alla fine chiunque insomma, si svegli a qualunque livello di coscienza deve fare. Basta, basta vedere quello che è successo in questi anni, no? eh, in questi ultimi tre anni. Eh, ehm chi ha mh, alzato la testa e ha detto beh eh, insomma, cosa sta succedendo è andato incontro a esperienze mh, immagino eh, individuali come posso cioè, immagino insomma io penso già penso tanto alle mie insomma è andato avanti esperienze di solitudine, emarginazione sociale, familiare, perdita di lavoro, perdita di denaro, perdita di sicurezze. Poi magari, spero, come sento, molti stanno ritrovando a un livello di significato più alto eh, quello che avevano perduto in altri ambiti, chi ha trovato nuovi lavori, che ha trovato... No? E, e, questo in un certo senso è paradigmatico nel, nell'esperienza di Ricci. Lui perde la voglia di vivere, sostanzialmente. Lui perde eh, il significato della sua stessa esistenza, nonostante, come hai detto, no, eh, si ricicli come paramedico eh, perché appunto l'hanno rifiutato. cioè Non ce l'ha fatta superare la, non ce fatta la io... medicina. Era troppo insomma, era messo male, come diremmo a Bologna. No? <ride> Come dice tratto un, un noto personaggio. Sì, perché lui insomma perde quasi 40 kg. Perché poi ne, ne recupera sì, un, minimi, minimi. un po'. Però insomma era fortemente debilitato. E, e la primo, il primo, diciamo, la prima riappropriazione del significato della sua stessa vita, la, ce l'ha con questo sergente dell'Aeronautica, che, che sostanzialmente gli offre solo la sua compagnia. E, e con lui finalmente scopre che si può aprire e raccontare la sua vicenda. E, e, e lui appunto dice, ma allora, quello che io cercavo e che ho sperimentato di là, eh, forse se lo ricerco nell'amore fraterno, no? che passa anche dalla... Così, dalla mm, lui dice, no, andavo a trovarlo anche più volte, anche finito il sì, mio sì. turno. Quindi, che va oltre i doveri, i compiti imposti da un ruolo, ma diventa dedizione, diventa um, interesse, soprattutto interesse, questa è secondo me, un termine, una parola che è, 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 è stata sotto attacco in questi anni, no? assieme a tante altre cose. L'interesse, togliere l'interesse per le cose no? eh, significa uccidere un uomo perché. Sì, 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 eh, vero. Ma c'è una cosa interessante, Alessandro, ora che dicevi questo, lui mh, aveva un brutto rapporto, ma era lui che lo aveva naturalmente, con eh, la mamma, o, insomma, la seconda moglie del, di suo papà, non era... Uh, eh, però poi ritrova questo rapporto quando ri ritorna insomma, a casa dopo questa esperienza sia di malattia che <ride> di, di NDE, perché eh, la vede con altri occhi, cioè riesce a percepire, quindi dico, è sottinteso, può darsi, sono tutte ipotesi che noi facciamo, dico, però è sottinteso anche che questo... Eh, che questa esperienza abbia comunque eh, attivato oh, dei canali di percezione eh, suoi che non aveva prima, perché lui guarda la mamma sotto altri occhi e riesce a vedere la donna che ha amato eh, il suo padre, che ha amato anche loro, lui e la sorella, eh, che ha aspettato degli anni per avere figli suoi. Per poter crescere prima questi due ragazzi che non erano eh, figli naturali suoi, quindi una donna che ha avuto una capacità, una sensibilità per questa famiglia. E gli, le racconta questa storia e lei lo guarda, gli crede, lo ama. Quindi. Eh, lui ha attivato no. veramente questa esperienza, ha attivato in lui un, dei canali di percezione eh, sicuramente superiori, insomma, diversi. Ecco, che vanno Beh. oltre. Non mi ricordo più perché mi è venuta in mente questa idea, però. Ma perché, parla, perché, appunto, è stata la parola interesse, no? Che ti ha, ah, eh, interesse, sì. E, sì. E, sì, no, ma guarda, eh, eh, hai, colto, hai colto un, un punto. Eh, Bellissimo, secondo me. Eh, che è lo sviluppo, quello che hai detto tu, è sostanzialmente lo sviluppo di un senso morale superiore, ma un senso inteso come tatto, udito, no? Sì, sì, sì. Eh, sì. Noi abbiamo dei sensi fisici, ma abbiamo anche dei sensi spirituali. E, 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 e il tatto morale, no? La, eh, Questa cosa che, che hai detto, vedi, che, che io, su cui non avevo... Eh, non mi ero soffermato, ma... Eh, che ha fatto benissimo a sottolineare, no? lui si rende conto per la prima volta che questa donna ha fatto dei sacrifici anche per lui, cioè dà dignità al sacrificio di un'altra persona. Quindi riconosce che per amore questa persona ha fatto delle rinunce, L amore per lui lui che l'ha sempre denigrata, disprezzata, no? sottovalutata, non sentita come sua madre, invece le conferisce dignità e quindi le porta sentimenti morali come il rispetto, l'amore, ehm, l'affetto, la, la, la tenerezza. Eh, ecco, questo è un chiaro segno di una metamorfosi, di una metanoia. No? di un cambiamento di punto di vista, no? metanus, eh, una trasformazione eh, del suo stesso punto, eh, della sua stessa concezione del mondo, eh, con tutto quello che lo abita, le persone, gli affetti, le relazioni. Certo. Eh, che effettivamente inizia, sì, è fatto bene a dirlo, inizia in realtà un po' prima, cioè inizia con la madre. Eh, in, questo, in questa breve parentesi prima del, dello sbarco in Normandia, perché lui poi dopo partecipa allo sbarco in Normandia, seppure sì, sì. nella seconda ondata, quella appunto dei, eh, e ha un compimento, diciamo, ha un, una maturazione con questo sergente eh, suo paziente, no, con il quale sì. ha amicizia, e poi a mio parere c'è eh, l'epilogo, l'apice, il culmine, eh, che è l'esperienza nel campo di concentramento mm. con uh, Buffalo. Lì siamo... Eh, qui ho messo il segnalibro, perché se racconta, volete... Interessante, possiamo... racconta, racconta questo passaggio. Eh, questo è, è, è l'apice di questa vicenda di amore che si conclude con eh, una... Io adesso mi viene a dire lezione, sul, ma una testimonianza, ma una testimonianza vivente no? Del per, di cosa sia il perdono, quindi eh, di che cosa si possa arrivare a fare come esseri umani. E, mh, diciamo terminata la fase di sbarco, la liberazione procede e eh, ovviamente c'è la terribile, l'atroce scoperta dei campi di sterminio e dei campi di lavoro. E, mh, il suo battaglione medico, eh, il suo ospedale da campo, chiamiamolo così, viene quindi destinato ai, alla liberazione dei prigionieri, dei sopravvissuti, eh, mh, in modo da rimetterli in sesto e soprattutto ritrovare le loro famiglie e riportarli a casa, sostanzialmente. Diciamo. E, mh, verso la fine del suo servizio militare, del suo servizio della, della guerra, del suo uh, arruolamento in guerra, Ehm, arriva in questo campo di concentramento a Wuppertal ehm, in Germania. Ehm, praticamente si, si prendono possesso di questo campo, cominciano a curare i sopravvissuti che trovano ovviamente in queste condizioni eh, veramente abominevoli. Ehm, e si danno da fare appunto per nutrirli, guarirli, ridare, ritrovare i documenti, ritrovare i superstiti, mettendo in moto appunto attraverso l'organizzazione militare eh, anche tutta la burocrazia per, per ridare un'identità a queste persone. In questo campo è, eh, fanno subito la conoscenza con, con questo ve, vecchio ebreo eh, insomma, eh, ehm, che. Ehm, si presenta subito a loro un po' come una guida, eh, l'autorità dei prigionieri, colui che con modi sempre molto eleganti, pacati, riusciva a mettere pace, a trovare accordi, ma soprattutto colui che sa tutto di tutti perché è eh, quello che scoprono eh, rimanendo sbigottiti nel campo da più tempo, cioè dal 1939, siamo nel 1945 quindi da sei anni, questo uomo si mette subito al servizio de degli alleati per aiutare tutti i prigionieri, che non erano solo ebrei, ma c'erano inglesi, rom, cioè, di tutte le, 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 le razze, le etnie e le provenienze. E Lo stesso eh, Ricci dice che aveva una forza eh, incredibile. per svolgere le pratiche, li incitava andiamo avanti, facciamo anche questa pratica, non, non, insomma, era per loro <ride> un pungolo ma anche insomma, un po' un assillo e quando lui Ricci eh, scopre la vicenda eh, di, di questo uomo appunto che sembra essere inaffondabile eh, mm -hmm. Insomma, come hai fatto tu a sopravvivere sei anni con questo, questa dieta da fame mentre tutti gli altri muoiono come mosche? Ma lui era un uomo molto riservato, non parlava mai di sé, e non si, metteva sempre se stesso in secondo piano, no? era, era solo preoccupato degli altri. E allora una sera si fermano a parlare e, 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 e si parlava appunto di come fosse stato possibile eh, che questo accadesse. No? questo odio incredibile che aveva portato questo quest, quest abominio dei campi di concentramento e, e anche come mai tra i superstiti regnasse anche questo odio chiede Ricci no, a questo, a questo eh, ebreo che avevano soprannominato Buffalo Bill perché aveva questi baffoni a manubrio no, dice all'inizio dell'episodio e risponde appunto Buffalo Bill per alcuni di loro parlando dei suoi compagni di, di prigionia, non è facile perdonare. Molti di loro hanno perduto una buona eh, parte della loro famiglia. Poi Buffalo Bill si appoggiò allo schienale della sedia sorseggiando il suo tè. Vivevamo nel quartiere ebraico di Varsavia, iniziò lentamente, e fu la prima volta che lo sentì parlare di sé. Mia moglie, le nostre due figlie, i nostri tre ragazzini. Quando i tedeschi raggiunsero la nostra strada, allinearono tutti lungo un muro e aprirono il fuoco con le mitragliatrici. Pregai che mi fosse concesso di morire con la mia famiglia. Ma poiché mi parlavo tedesco, mi misero in un campo di lavoro. Fece una pausa, forse rivedendo sua moglie e i cinque figli. Dovetti decidere sul momento, continuò se permettere a me stesso di odiare i soldati che avevano fatto ciò. È stata una decisione facile, credimi, ero avvocato. Nella mia professione avevo visto troppo spesso quello che l'odio può fare alla mente e al corpo delle persone. L'odio aveva appena ucciso le sei persone che amavo più di tutto al mondo. Decisi allora che avrei trascorso il resto della mia vita sia che fossero stati pochi giorni o molti anni, amando ogni persona che avrei incontrato. E Ricci qui rimane senza parole e capisce: amare ogni persona. Se cioè, non era forse questo il compito che mi aveva affidato. Il Cristo dopo avermi fatto da guida in questo viaggio, in questi mondi? no Non era forse la domanda che mi stava in fondo eh, rivolgendo indirettamente, facendomi incontrare mh, varie persone no? Nella vicenda, dopo quella vicenda in Texas, eh, a cominciare da, da me stesso? perdonarmi e amare me stesso per quello che sono. No? In fondo la sua metanoia, no? la sua trasformazione parte dall'accettazione di quello che è. Non è riuscito a diventare un medico, ma intanto è lì che fa, ha fatto del bene, ha capito, si è reso conto che anche come infermiera ha potuto fare del bene a quel sergente, poi attraverso eh, questo... Detenuto eh, a tutti gli altri eh, prigionieri del campo, poi va bene. È, è vero, è, è diventato medico, eh, ha provato a fare il medico, non gli è bastato. Lui stesso dice: Mi ero reso conto che non, non stavo aiutando nessuno. Facendo il medico, per cui ho scelto la professione di psichiatra perché così almeno avevo tutto il tempo che volevo per poter parlare con i miei pazienti, per poterli seguire, per potermi interessare. Torna l'interesse, non per potermi interessare di loro. Questa è la sì. eh. io, io. Direi che abbiamo abbastanza Dato, sviscerato sì, discorso, il libro eh. per cui eh, sì. possiamo solo dire compratelo perché veramente vale la pena leggerlo eh, io vorrei vedere francesco se c'è qualche domanda, domanda sì, per, per alessandro qualche... eh, e poi sì. magari un attimino ci soffermiamo anche sulle sull edizioni Artemis, sulla casa editrice sì. E, sì. Allora, vediamone qualcuna. Nove minuti sono tanti. Il cervello non ne ha risentito di questa, in effetti. Chissà quale forze oltre quelle biologiche e fisiologiche intervengono in vicende di questo genere. Eh sì, eh, nove minuti sono tanti. Ne parlavo di recente con un amico medico. Sì. Appunto, è un'esperienza di pre-morte, no? Il termine mm. NDE di pre-morte. Probabilmente si arriva alla soglia e questo è quello che dice poi. Lo stesso Ricci: Sono stato sulla soglia, non sono andato di là eh, perché se vai di là, no, Noi abbiamo questo cordone d'argento che ci tiene legati, no? Si. Sì, prima, era eh. eh, quello. Finché non si interrompe quello, che poi corrisponde appunto alla cosiddetta manca come sinonimo fisico, la mancanza di ossigeno, i danni, eccetera, eccetera. Evidentemente è arrivato in una condizione che all'epoca hanno valutato morte, cioè assenza di battito. Sì, chissà. infatti. Sì, 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 infatti. Questo limite si è spostato sempre, si sta spostando sempre più in là. Probabilmente... Mm -mm. Fra 100 anni l'idea che della morte sarà mo profondamente diversa da quella che abbiamo oggi. Sì. Cioè, strumenti che magari. Oggi come non era, mai... certo, eh, esatto. Come. come era diversa mol molte epoche fa per noi l'esperienza certo. della morte. Certo. Non è sempre esistita così come la conosciamo. No, infatti, domanda: ma voi parlate anche di mesmerismo come pratica in punto di morte? Informazioni, please. Forse io. No, no. Io non so non, rispondere non, a questa domanda. No, <ride> no io no, non, no. non cioè, conosco il no. mesmerismo come fenomeno, ma non, non, non so nulla in termini di sì. della domanda. Insomma, la sì. domanda apposta mi dispiace, non. Allora, vediamo qualche altra domanda. Possibile avere esperienze. Eccola qua, questa è possibile avere delle esperienze simili andando in astrale Personalmente mi è capitato di spostarmi ovunque nell'edificio e vedere il mio corpo sdraiato. C'è connessione tra queste esperienze? Eh, le esperienze di OB, le esperienze fuori dal, porto, dal corpo? Sì, dal porto. Va bene, va. <ride> dal corpo, Ma più o meno, va, <ride> sì. va bene. Eh, le esperienze di NDE, sì, sì. probabilmente c'è qualche similitudine, però non lo so. Alessandro. So, nella, nella tradizione si dice che l'iniziato è colui che impara a morire in vita, insomma, e morire in vita significa fare l'esperienza di non, non vincolarsi dal corpo, ecco sì. eh, a partire dai pensieri, e eh, arrivare fino alle sensazioni. Ho visto un, un tanti anni fa, per caso, su, non so su una Rai 5 o su sì. so, quei canali. Eh, Poco frequentati di solito, un bellissimo documentario di un italiano che era storia di italiani che erano andati a vivere lontanissimo. Allora, uno era andato in Tibet a far costruire case, l'altro invece è andato in India, è diventato un, un CELA di un guru eh, finché lui è diventato maestro. E raccontava che dopo anni e anni, anni anni di pratiche gli si è giunto il momento dell'iniziazione, è stato credo 42 giorni in una buca senza mangiare e bere, nonostante... Ah sì sì, l'ho visto questo rosinia, l'ho visto, visto. visto, adesso me la ricordo, sì. Diceva, tu dove eri? Io <ride> ero altrove. Sì. Dice, se no, indicava quel buco nell'orecchio, dice, no? Aveva un anello nella parte superiore del dell'orecchio. Allora gli facevano notare, dice, guarda, questa è la parte più dolorosa perché credo, adesso i medici mi perdoneranno, ma di anatomia sono pochissimo. Eh, è, è forse innervata la parte superiore del nostro lobo del padiglione auricolare non il lobo, scusate, il padiglione auricolare e, e dice se te lo facessero da sveglio urleresti dal male invece il maestro viene dopo mi sembra 33 giorni constata con il tuo stato di, di, di profonda meditazione quindi in realtà il fatto che tu sei fuori dal tuo corpo con, con, almeno la parte astrale del tuo io e allora ti fa il buco e ti mette l'anello segno che tu hai conseguito l'iniziazione Che sì. te ne accorgi poi quando ti, ti svegli sì. quindi sì. sì mi ricordo di questa intervista e mi ricordo anche che il tuo ricordo, maestro eh. lo picchiava pesantemente l'ha picchiato pesantemente a lungo <ride> esatto è vero, è vero e lui, esatto, gli diceva, e lui per, per resistere è diceva tutto. sì picchiami più forte ma non mollerò non cederò <ride> Incredibile, sì, l'avevo vista eh, mi aveva molto colpito. tra l'altro, lui è una persona, ma sicuramente in qualche altra vita sarà stato un indiano e ha deciso di rifare l'esperienza. Perché era... ormai di eh, italiano aveva ben sai. poco. Mi pare. Mm -mm. sì vediamo è se c'è ancora qualche altra domanda. Avevo messo qualcosa da parte. Allora, sì, che si sappia è rara l'esperienza dell'aldilà in seguito a un arresto cardiaco. Cioè come fattore scatenante diciamo eh, eh, io non sono medico e ho mh, mh, che sono insomma cari amici medici e, mh, po posso citare un'esperienza di, di una persona che, sì. mh, che mi ha raccontato quello che è successo e, mh, per un istante molto breve è stato un infarto forte, ma per un istante molto breve si è sentito come fuori dal corpo, ma non ha avuto particolari esperienze, però lui ha detto: ho sentito il dolore fortissimo no, del, de, di tutti i sintomi dell'infarto. Per un attimo solo, prima che mi, mi febbrilassero, non ricordo, eh, mi sono sentito fuori mh, privo di dolore, una sensazione del genere. Quindi, Immagino, penso che ci possano essere analogie. Insomma, comunque devo dire, infarto è una via per uscire. Quindi, Il, le, lo studio del dottor Van Lommel, quello pubblicato su The Lancet, sull'NDE, sì. è, è fatto tutto su pazienti in arresto cardiaco. Lui è cardiologo, e lo studio è stato fatto proprio su pazienti in arresto cardiaco. Ah, sì. Sì, sì. Va bene, allora vediamo se c'è qualche amico che vuole partecipare alla nostra live tramite la piattaforma di Telegram. Aspettate un attimo, che mi accendo i microfoni, così vi sento se parlate. Allora vediamo se c'è qualcuno che ha qualche domanda da fare. vi prenotate, allora, Maria, Massimo, Massimo. Accendiamo il microfono a Massimo, consentimi di parlare. Massimo, buonasera, ci sei? Ci senti? Prova ad accendere il microfono, Massimo. Pronto? Proviamo qualche altro amico, vediamo. Massimo Fava. No, è caduto. Vediamo se c'è qualche altro amico che ha qualche domanda da fare. Potete naturalmente anche mandare i messaggi al numero del, di WhatsApp 353 3515 604. Allora, Massimo Fava, sì. Sei ritornato, vediamo se ci sei. Allora, il microfono ce l'hai acceso. Sì, eh, ma non c'è la linea. Va bene, allora diamo ancora un'occhiata, vediamo da questa parte se c'è arrivata qualche altra domanda. Non so, Mirella, tu hai visto qualche domanda che ti interessava? No, momento? io no, non, ve non vedo nulla. <ride> Non, non le vedo le domande, ah. forse dovrei aprire la chat, aspetta. Ah, eccole qua, ce, ce l'avevo chiusa. <ride> Beh. Sto leggendo qualcosa, vedo se trovo qualcosa. Vabbè, diciamo che sì. molte persone comunque sì. hanno esperienze in questo senso, insomma, sì. piccole o grandi. Sì. Ma molti stanno raccontando di loro esperienze oniriche. Anche quella sembra una modalità per esperire un'oltre che in qualche maniera poi si può confutare, almeno il sogno, forse confuta o rafforza le esperienze che si fanno di premorte, o comunque sono qualcosa di adiacenti l'una all'altra, vicini, comparabili. Bah, uh, però il di, sogno di, non di... il sogno ordinario eh. non stiamo parlando, eh, sogni, ah, ecco, eh, eh. stiamo parlando di sogni di rilascio stiamo parlando di sogni esperienze oniriche che, che possono andare fino al viaggio astrale al sogno lucido mm, al, mm, all'obbe mm. ecco qualcosa di questo genere mm, mm, mm. però allora io non so per il viaggio astrale fino a che eh... Livello si spinge, tu qua ne sai di più Francesco, perché insomma tu sul, sul so, sui sogni ci hai lavorato abbastanza, <ride> mentre la NDE ti porta eh, in realtà a probabilmente vedere eh, un ambiente astrale, un ambiente astrale, mentre eh, l'esperienza di uscita fuori dal corpo probabilmente. Permette di sperimentare le possibilità insite nel, nel movimento, nella visione dall'alto, nel, nel, nel viaggiare a velocità sì, eh, non persone, usuali, ecco, eh, non sì, lo so, questa, ah, questa, allora, poi, no, no, sì, sì, Sicuramente, questa fase, la descrizione iniziale che avevo fatto. Dell'esperienza di quando si è Sì, infatti, accorto, la prima. Cioè, sì. di quando insomma, ha visto il suo corpo nel suo letto, che qualcuno dormiva nel suo letto, quella è tipica dell'esperienza dell'Obe, ricercata mm, nel senso sì, che una persona. Sì, sì, sì infatti. Si spinge poi, fino alla, al punto. Poi in succede cui... quello switch eh, del mm. passaggio all'esperienza mistica che, di cui ha parlato Alessandro. C'è una domanda qua, dice che cosa pensate, però devo, devo leggerla bene, cosa pensate della comunicazione, dell'energia disincarnata con la psiche incarnata di un medium attraverso lo stato di trans? Eccola eh, qua. Io, ah, eccolo qua. Ehm, tu Alessandro dal tuo punto di vista, perché eh, ho capito che insomma... Uh, studi Steiner, l'antroposofia, e qui eh, siamo in un campo minato con il medium. Attraverso lo stato di trance <ride> no, no. L'esperienza medianica è, è, so, non è che perché uno poi eh, le cose non esistono no, no. allora eh, Le esperienze medianiche esistono, però, come dice la parola, il medium è un medium, cioè uno strato intermedio. Eh, che deve fare un passo indietro nella propria organizzazione dell'Io per consentire a qualcun altro è eh, eh, quello che ho detto prima no? il vuoto non esiste eh, non esiste nello spazio il vuoto eh, se non ci siamo noi c'è qualcun altro nella nostra organizzazione sì, questo a tutti i sì. livelli eh, per quello che riguarda il medium è una via eh, retaggio di una costituzione animico spirituale eh, che eh, ci collega a un mondo passato, no? addirittura alla nostra condizione atlantica no? De dell'umanità quando abbiamo attraversato l'umanità nella cosiddetta epoca atlantica. Eh, ci lega appunto a questo, eh, a quella condizione in cui tutti gli uomini sostanzialmente eh, avevano la possibilità di... Di accedere alla visione diretta eh, chiaroveggente ad opere di queste entità no? che camminavano sulla terra. E quel versetto di Genesi dice a quell'epoca eh, mi sembra che i giganti abitavano sulla terra, insomma, camminavano sulla terra, una cosa del genere, eh, cioè la, la condizione in cui eh, gli esseri spirituali erano davvero a stretto contatto con uh, gli esseri umani. Il, il fenomeno del medianismo è questo, ci sono ancora esseri umani che hanno la possibilità di far entrare eh, entità spirituali o anche eh, entrare in diretto contatto con anime di defunti che hanno particolari eh, condizioni, come tutte le cose, questo può essere, può essere visto, come dire, nel suo aspetto bianco e nel suo aspetto nero, no? Cioè, intendo come polarità, non è giudizio morale. no? Quindi, no certo. eh, dico solo che a tal proposito, proprio per dire che può essere usato in tanti modi, ehm, che la setta degli assassini eh, indiani eh, commetteva omicidi rituali su commissione perché eh, le anime uccise in un certo modo, assassinate in un certo modo, ehm, hanno un post-morte molto particolare. Eh, questo lo si sa da sempre, insomma, dall'antichità, eh, un omicidio fa sì che l'anima abbia un percorso diverso da chi muore nel suo letto. E anime di questo tipo possono essere manipolate da operatori che in antico venivano chiamati necromanti, appunto, perché operavano con le anime dei defunti, per il proprio tornaconto. Allora, qui siamo in un certo modo di fare medianismo. Ci sono persone invece che attraverso il medianismo hanno la cura. Edgar Case è stato un medium che tutta la vita riceveva eh, istruzioni per curare la gente, certo, Quindi. certo. Infatti, e non a caso, Edgar Case, poi a un certo punto ha cominciato a raccogliere eh, in questo stato medianico testimonianze del mondo di Atlantide. Proprio perché lui probabilmente era un uomo che aveva ancora certo. quel tipo di, di, sì. di facoltà. Sì. Assolutamente. Va bene, eh, eh... vogliamo parlare un po' della casa editrice di cui Curacao? Sì. sì, sì. <ride> Raccontaci un no, po'. No, che di a noi questa... interessa molto questa cosa. Anche perché allora, avresti editrice... magari delle proposte da farci come, eh, che possono andare sul nostro format, no? Della scena, dei titoli, ma, eh, ma vi ringrazio molto volentieri se, se, se li troverete di vostro interesse, e allora, la casa editrice è nata quest'anno. Dopo così, una tutto sommato breve gestazione, eh, che, però, si fonda su un, una, una passione mia per i, i libri. Eh, che adesso credo sia ormai una patologia conclamata, che cioè possiamo <ride> dichiarare. No, perché sai che c'è il libri. Allora, finirai sempre lì sotto i libri. Il raccoglitore libri. seriale. <ride> Di libri. Guarda, io ho, 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 lo dico perché forse mia moglie mi sta ascoltando da, dall'altro computer. Noi, anzi, abbiamo, siamo in una fase transitoria della vita. Abbiamo credo due o tre bancali di libri eh, in questo momento sfollati presso eh, l'azienda di mio Cognato, perché non ci stanno, stiamo in affitto in una casa transitoria di passaggio. Sì, no, il problema e non è l'affitto, è la staticità del palazzo. Ne risentirebbe gravemente. Beh, sì. Anche perché sono all'ultimo piano, quindi questo potrebbe compromettere l'equilibrio e, quindi... e con l'assa di Solai. Sì. Come dice, un, come mi ha, insomma, mi ha detto e mi ha insegnato un caro amico. C'è il primo stadio che è l'amore per i libri, il secondo, insomma, così compro e leggo, eccetera. Poi il secondo stadio è proprio la bibliofilia. No? Io sono bibliofilo, li curo, li amo, cerco l'edizione. Lo stadio irreversibile, il terzo stadio, è la bibliomania. Quando tu compri due o tre volte lo stesso libro, no. <ride> non ti del tuo no, no. Eh, a, quel, a quel punto ti serve uno bravo proprio. <ride> o se no, diventi editore eh, <ride> e eh, fai ecco, i tuoi libri. Questa, questa è una buona eh, la via di fuga, idea. Diciamo. E, e, e ti offre la tua casa editrice. No, in realtà eh, mm. è nata. Mh, per la constatazione che alla fine per le mie ricerche, che non solo solo di testi antroposofici, ma di testi di spiritualità in generale, eh, spiritualità prevalentemente occidentale, ma eh, non disdegno anche certa spiritualità eh, orientale che è del massimo valore eh, dal punto di vista eh, degli insegnamenti, del, dal punto di vista dottrinario, è, cioè, non bisogna assolutamente eh, tenerla in secondo piano, anzi. Eh, mi sono reso conto che molte cose o non erano più disponibili o proprio in Italia boh, non c'era eh, quello che cercavo io. E quindi ho iniziato a tradurmi le mie prime cose da solo, male, eh. poi nel frattempo mia nipote ha iniziato a studiare lingue così. E fino a che questa cosa a un certo punto ho deciso che doveva andare ad effetto. Ehm. Era nata inizialmente solo con l'antroposofia, poi mi sono venuti incontro una serie di opportunità, eh, di libri che non cercavo, eh, Ricci è uno di questi, ma ce ne sono altri che eh, vorrei poter pubblicare, eh, relativi, per esempio, a eh, esperienze di mh, ricordi karmici. E la casa editrice, visto la domanda, si chiama Edizioni Artemis, eh, che è anche il sito: edizioniartemis.it, Artemis, Artemis come Artemide. Eh, a cui era stato eretto nell'antichità una delle sette meraviglie, no? il tempio di Efeso, eh, su cui ardeva, in cui ardeva questo fuoco imperituro no? del logos, su cui si dice che Eraclito abbia deposto i, i suoi scritti, no? che ci sono pervenuti purtroppo solo sotto forma di frammenti. Efeso, che è la città dove tradizionalmente l'evangelista Giovanni, eh, che parla del logos, quello stesso logos di cui parla Eraclito, eh, scrive il suo Vangelo di Giovanni, eh, eh, insomma, mi sembrava la... ah, eccolo, <ride> mi sembrava la, mh, il nome più adatto per chi vuole parlare di queste cose. No? Chi vuole parlare? Cioè chi vuole far parlare il logos, e, mh, per cui a, alla, ai, alle conferenze non tra, ancora non tradotte di Rudolf Steiner non sono tante ma qualcuna la faremo ancora insomma c'è ancora spazio per tradurne eh, parecchie insomma eh, questa per esempio è un testo che ho tradotto l'anno scorso che quest'anno abbiamo solo ristampato con la nuova veste grafica e mh, sono delle bellissime conferenze eh, sull'apocalisse sull come testo iniziatico che che sono tratte poi da degli appunti, non sono state stenografate, a differenza di molte eh, delle altre. E, autori contemporanei di antroposofia, ma anche di spiritualità, eh, possibilmente, eh, e poi esperienze spirituali, appunto, dicevo, che mi stanno venendo in incontro eh, legate a ricordi karmici. Eh, che ho chiamato nuova coscienza, eh, stanno eh, già da molti anni in realtà eh, emergendo sempre più persone, per esempio, che ricordano di aver vissuto altre vite. Famoso è il caso di un'autrice svedese che eh, ha vissuto i primi 15 anni ricordando tutte le vicende di, di Anna Frank. Eh, questo sta succedendo anche in Italia. Ci sono persone qui in Italia che hanno, come appunto so, che hanno ricordi di altre vite anche dolorosi, eh? non, non parliamo sempre di cose belle, quelle che ti dice: no? Sei stato un cavaliere in Scozia, eh, eccetera. No, ci sono esperienze anche dolorose che insomma che fanno ricordare episodi tragici, in periodi storici difficili. E, e ci sono anche, e questo è un altro libro che mi è arrivato da poco, eh, di un tedesco e di uno svedese, ci sono persone che stanno facendo una forma diversa, quindi non quella dell'NDE, ma la stessa esperienza che ha fatto Ricci. Quella che Rudolf Steiner chiama l'esperienza del Cristo eterico cioè eh, rincontrare l'entità divina che duemila anni fa, eh, nel giorno del cosiddetto battesimo sul Giordano, eh, penetrò, eh, compenetrò eh, l'organizzazione preparata da Gesù di Nazareth e che ha lasciato la terra con, dopo, a seguito dell'evento del Golgotha e che eh, sta diventando il Signore della Dimensione Eterica, cioè attende gli uomini appena oltre la soglia, ma questo piano eterico è in realtà il piano più facilmente accessibile oggi alla coscienza umana attraverso, che cosa? attraverso tutte le vie iniziate: meditazione, no? sì, tutto quello che no? porta poi a questo, cioè prima di arrivare all'astrale che insomma è comunque una profondità, eh, c'è l'eterico e lì eh, ci sarebbe appunto questa esperienza che ha avuto Ricci, e ci sono testimonianze molto, molto interessanti. Eh, un altro dei prossimi libri, eh, invece, riguarda, e eh, questo è un po' inquietante, lo sto leggendo adesso, devo decidere quando pianificarlo. È di un rabbino eh, americano eh, che ha raccolto testimonianze di centinaia, forse un migliaio e più, di bambini eh, americani. Eh, però di religione ebraica, che ricordano l'Olocausto. Questo è... mm, si chiama Oltre le ceneri, Beyond the Ashes, eh, sì, effettivamente. E, e poi cercherò, sì. di portare... sì. esatto, cercherò di portare autori antroposofi non italiani, insomma, così, ad arricchire anche un po'... Ehm il panorama di questa, di questa via che insomma non è solo come la conosciamo in Italia la scuola Waldorf la medicina antroposofica perché tutte cose buonissime ma insomma c'è molto di più sì. io sto ascoltando ho ascoltato prima un pezzo in cuffia di un audiomessaggio allora vorrei pregarvi quando mandate i messaggi se volete che poi in qualche maniera vengono condivisi ascoltati devono essere brevi perché sono veramente questo era un messaggio chilometrico però la persona che l'ha mandando ha parlato in maniera anche molto interessante di tutta una serie di riscontri, di esperienze che aveva avuto rispetto a, un suo, a una sua vita precedente, a un processo di incarnazione di cui lei è assolutamente certa. Adesso, però, farvi ascoltare l'audio, che sono quattro audio, sarebbe troppo lungo, io l'ho ascoltato in cuffia, eh, però, per, per testimoniare che poi di questo tipo di esperienze ce ne sono non poche. Certo. No, no, eh, sì. poi interessante questa, anche questa cosa che scrive Luca Patrick nel 98 sabato santo fece un incidente statale sono stato in coma ed ho visto diverse cose del bene e del male però la cosa più bella che ho visto e che mi portava in braccio le ali del bruco, no, però questa bisogna capirla, c'è no. cioè, qualcosa di strano, c'è qualcosa che non va, vabbè. forse è stata un'esperienza, poi eh, a un certo punto c'è stata una distorsione dell'esperienza, sicuramente va bene, allora io direi che abbiamo fatto un sì, bellissimo sì. lungo approfondimento, è stata straordinariamente interessante anche questa serata. ringraziamo sempre Mirella per trovare ospiti di assoluto interesse a te per i Grazie. saluti finali Grazie. io intanto ringrazio tutti perché ho visto che c'è stata un'attenzione insomma eh, importante a questo argomento ringrazio alessandro benati perché si è speso eh, davvero tanto nel raccontarci questo libro Ringrazio Francesco e, e spero comunque che Alessandro venga a trovarci nuovamente per raccontarci qualche altra bella storia. Grazie a tutti e buonanotte. Alessandro, sei precettato, quindi dovrai tornare, <ride> dovrai tornare per Io... raccontarci qualche altra esperienza tua editoriale, dai. Sicuramente all'invito di una signora non si può assolutamente dire di no. Io vi ringrazio, ringrazio Mirella che è stato come dire il motivo per cui sono qui e grazie al suo interesse grazie alla tua ospitalità squisita francesco sono stato veramente benissimo con voi grazie a tutti quelli che ci hanno seguito fino adesso e di questo eh, siamo contenti allora prima di salutarci andiamo a guardarci un po quelle che sono le anticipazioni per domani sera altra puntata di straordinario interesse viene a trovarci Felice Vinci con le, i suoi ultimi approfondimenti per quello, che si, per quello che riguarda gli studi di Omero nel Baltico. Sono in compagnia di Alberta Barbero e come al solito ci vediamo sul canale Leali del Brugo alle 21 domani sera. A questo punto non mi resta che salutarvi, ringraziarvi tutti e come al solito ci lasciamo con il nostro grido di battaglia. Siate guerrieri e restate guardinghi. Sempre. Ciao alla prossima, buona Buonanotte. serata. Ciao, 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 ciao.